Buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, l'appuntamento di un'ora per parlare del momento della formazione biancorossa, non particolarmente positivo, ma è una puntata questa particolare, speciale, prenatalizia di fatto, perché chiuderà il nostro 2018, almeno per quanto riguarda questo ciclo di trasmissioni. Ci ritroveremo insieme poi il 22 gennaio, allora ne approfittiamo questa sera un po' per fare il punto della situazione, perché questo è un martedì particolare. Questa sera c'è la festa di Natale, la cena di Natale della Teramo Calcio, e allora tra poco andremo proprio dal nostro Andrea Costantini, che si trova proprio lì. Invece noi siamo qui in studio, beato lui. Intanto do la buona serata ad Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buona serata a tutti. Mi farai compagnia questa sera. E come detto, andiamo adesso da Andrea Costantini, che vedo in collegamento. Ciao Andrea, dalla festa della Teramo Calcio. Buonasera Jacopo, buonasera Ania, buonasera a tutti gli amici da casa che seguono Proteramo. Sì, siamo all'interno delle compagnie event qui a Valvomano, la sede scelta dalla Teramo Calcio per la cena di Natale. La cena è da poco iniziata, a fare gli onori di casa chiaramente il presidente Luciano Campitelli, che a brevissimo contiamo di avere qui in postazione. C'è chiaramente anche il vicepresidente Ercole Cimini, il DS Federico Enrico, il DG Capaldi, tutta la squadra. Non faranno tardi perché poi domani mattina c'è la seduta di allenamento in vista del match di sabato ore 14:30 al Bonolis contro la Triestina, però il classico momento conviviale prenatalizio per scambiarsi gli auguri, e noi siamo qui anche per raccogliere le impressioni della dirigenza e di alcuni calciatori che verranno al nostro microfono su questo momento del Teramo, con le ultime due gare che stanno per chiudere il girone d'andata. Poi lo sappiamo, già a fine dicembre ci sarà la prima di ritorno con il Sud Tirol. Per il momento vi restituisco la linea. Grazie. Allora Andrea, tra poco torniamo da te per insomma sentire i protagonisti della sera, una serata, una conviviale che chiaramente però sarà avrà le attenzioni anche puntate su Teramo Triestina di sabato, perché, e vediamo la classifica, chiedo a Maurizio di farci vedere un po' i numeri, perché ha il pareggio contro la Vispesaro, benché molto utile, perché era comunque contro una squadra importante, tiene ancorato il Teramo a questa posizione scomoda di classifica. Però, ti interrompo, poi ti faccio fare tutte le disamine, perché abbiamo in collegamento telefonico, e lo saluto e lo ringrazio particolarmente, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Buonasera presidente. Buonasera a voi tutti e anche buon Natale. Grazie presidente. Il perché di questo collegamento insomma è molto, molto semplice. Oggi c'è stato il Consiglio federale, ieri l'Assemblea di Lega che le aveva dato mandato per andare in Consiglio federale con una proposta che poi in realtà quella della Lega Pro non è altro che conseguente rispetto a quello che sarà il format della Serie B. Si pensava che si potesse arrivare ad una soluzione di fatto di compromesso con una B a 20 squadre e con 7 retrocessioni per esempio in Lega Pro. Evidentemente così non sarà, vero? Beh sì, perché io avevo chiesto un mandato in realtà su due proposte concatenate. La prima era quella di sostenere, sulla base della lealtà con la quale abbiamo sostenuto il presidente Gravina alle elezioni, che al di là delle vicende di quest'estate si andasse a un primo passaggio di riforma, che era di andare a 20 squadre,
con 5 promozioni della Lega Pro, dirette alla Serie B, 3 dirette e 2 coi play-off, e 7 retrocessioni alla Lega Pro alla Serie D. Questa ipotesi era condizionata, avevo detto ieri e oggi si è rivelata purtroppo giusta la mia previsione, era condizionata dal fatto che ci volesse la maggioranza del 75%, cioè dei tre quarti. Noi disponevamo con la maggioranza del presidente Gravina, il nucleo che ha determinato le elezioni di Gravina, del 63%, occorreva un incremento in questa direzione. La seconda proposta che era stata fatta ieri dal sottoscritto era quella che nel caso in cui non ci fossero stati quei tre quarti del Consiglio federale, il format sarebbe rimasto della Serie B a 22 squadre, 4 promozioni alla Lega Pro alla Serie B, 3 promozioni dirette determinate al primo posto e una vincitrice dei playoff, 8 retrocessioni alla Lega Pro alla Serie D. Dopodiché, ho detto ieri, si sarebbe andato a vedere i criteri di ripescaggio in modo tale che si ponesse rimedio alla violazione dei diritti che sono stati tramati all'inizio di questo campionato nel maledetto agosto che abbiamo alle spalle. L'A e la B non hanno votato, non ci hanno consentito di arrivare al 75%, per cui è passata sostanzialmente la seconda proposta. Secondo me un errore gravissimo da parte dell'A e la B, però questo è. E infatti sarebbe stata la mia prossima domanda, se era deluso di fatto da quella che era stata la decisione di A e B. Peraltro in questo momento, mentre lei parla, la ascolta anche il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Dico, è deluso buonasera, da questa presa di posizione? Che piacere. Enorme piacere, un grande presidente. Tra poco l'ascolta, ecco, tra poco la facciamo rispondere. Presidente Campitelli, la saluta il presidente della Lega Pro Ghirelli. Ciao Francesco, tutto a posto? Ciao, un grande presidente. Devono essere onorati. No, tu sarai un grande presidente di quel club, perché hai la carica, la forza, l'energia di un grande presidente. Dicevamo, un po' l'ho persa, ma dovete essere bravi voi a ridarci anche a noi la carica giusta per poter continuare e non far finire queste piccole società e in questi piccoli luoghi, perché se noi andiamo verso un modello solo dei grandi finisce il pluralismo, finiscono le piccole città, finisce il calcio, dove oggi forse è l'unica cosa serve. Quindi mi raccomando Presidente, ti devi imporre e non cadiamo nella trappola delle grandi società che vogliono fare più squadre, che io non sono d'accordo. Ma guarda, da questo punto di vista sono d'accordo per poterli aiutare in qualche modo, ma va trovata la forma. Da questo punto di vista spesso mi chiedono che è difficile tenere insieme le 60 squadre, perché abbiamo piccole società come il Renate e grandi società come il Catania, piccole società come il Gazzano e il Pisa. Io rispondo che in realtà non è difficile questo lavoro. Questo lavoro è affascinante, perché far stare insieme realtà piccole, realtà grandi, realtà medie è la storia di questo paese, la storia di Comune d'Italia. Sarebbe una iattura se fosse una cosa di questo genere. Noi siamo questi e noi vogliamo e resteremo questi. Però devi trovare anche la formula giusta, perché tu sai benissimo che oggi sai quanto si spende e sai che la Serie C ha le sue problematiche, ce li abbiamo noi, ce li hanno tutte, a prescindere 10-12 squadre che sicuramente sono di categoria e società di categorie superiori. Quindi trovare una formula, come dice il Presidente federale, come il semiprofessionismo o in altri aiuti, che se la Serie A, la Serie B si tagliano quel piccolo, un piccolo diciamo, contributo, sicuramente la Serie C sarà più viva e creeranno tanti giovani che poi saranno importanti per le società superiori. Hai totalmente ragione.
io ho detto ieri, spero che te l'abbiano riferito, che volevo chiudere rapidamente questa vicenda del format, perché vorrei lavorare prevalentemente sulle questioni delle risorse finanziarie. Una parte di queste risorse finanziarie l'abbiamo trovate, come forse tu saprai, attraverso il fatto che la Serie A ci ha chiesto di concorrere con lei alla modifica della sua parte normativa sul minutaggio, di passare dal 10 al 5%, che abbiamo detto che si poteva fare a condizione che il 5% di quanto viene da un contratto derivante da una vendita di un giovane calciatore formato nelle serie inferiori andasse alle società, appunto, o della Serie C o della Serie D. Ma poi bisogna trovare risorse per quanto riguarda la Serie A. Faccio un esempio: noi abbiamo fatto un investimento per le tecnologie degli arbitri, formiamo arbitri, formiamo calciatori, formiamo dirigenti, formiamo allenatori, facciamo un servizio, e quindi meritiamo che la Serie A da questo punto di vista ci dia ulteriori risorse per quel servizio. E poi bisogna andarsi a cercare risorse in Europa con i progetti europei. Basta prendersi ieri il Sole 24 Ore, 1,5 miliardi di euro ha perso l'Italia per non farli nella formazione, nell'impiantistica, nella lotta contro le scommesse. E poi le questioni relative ai progetti, dobbiamo trovare risorse, hai totalmente ragione. Presidente Chirelli, io le faccio una domanda che penso che, visto che ci ascolta il Presidente Campitelli, penso che gli interessi da vicino. Abbiamo letto in questi giorni, anche in queste ore, dello stato di agitazione del Piacenza. Ecco, una cosa su cui molte società, tra cui il Teramo, potrebbero voler spingere è che qual è la tutela per le società che non hanno mai avuto punti di penalizzazione, che sono in regola con i pagamenti, perché altrimenti poi, soprattutto nelle modalità di iscrizione, vengono di fatto indirettamente penalizzate le società sane. Allora, oggi l'azione del Presidente Gradina ha portato a una rivoluzione, non a caso tutto questo termine. Sono state approvate le nuove normative relative all'iscrizione del prossimo campionato. È una rivoluzione che va a salvaguardare le società che sono sane. In che modo? Primo, ci sarà un solo momento in cui si presenteranno i documenti, non si potrà più presentare documenti aggiuntivi. Secondo, ci sono criteri dal punto di vista, faccio un esempio, se per due trimestri non si pagano gli emolumenti si va fuori dal campionato. Le fideiussioni devono essere via le 106, via le fideiussioni assicurative non di grande livello, e devono rimanere quelle relative al momento bancario. Poi ci sono una serie di parametri che riguardano la qualità imprenditoriale delle società, via la parte della finanza creativa. Per quanto riguarda le questioni che ha posto, che si pongono per le club, che sono 5, che non hanno presentato ancora la fideiussione, nonostante questo agosto e questo settembre andai insieme al Presidente Gradina, che allora era Presidente della Lega, e io Segretario Generale, chiedemmo al Commissario di metterle fuori quelle società. Hanno voluto seguire un'altra strada. Hanno voluto seguire una strada che è sofferenza per quelle 5 società e inaccettabile per il complesso delle altre nostre società. Poi c'è stata, subito dopo le elezioni, il Presidente Gradina ha impugnato quella delibera relativamente alle 5, ha fatto un gesto di grande valore. Successivamente vi è stato un intervento contrario alla Vibonese rispetto alle vicende passate che riguardava la fideiussione del Messina. A quel punto ho impugnato io la delibera gli atti relativi alle società che avevano problemi di fideiussione. Il problema vero è che da un lato non bisogna farli entrare, perché nel momento in cui entrano creano grande sofferenza ed è difficile anche controllarli. Non bisogna farli entrare. Dal prossimo campionato questo sicuramente avverrà. Per il momento attuale noi vigileremo, perché il rispetto delle società che mettono denari, che rispettano
aspettano pagamenti, che fanno le previsioni buone, vanno completamente rispettati. Perfetto. Io la ringrazio, Presidente. Però grazie a voi. Voleva replicare il Presidente Campitelli. Aspetta. Allora, Presidente, io le volevo dire una cosa importante. Ma perché mi dai del lei? Perché se oggi... Vabbè, ora sei presidente, quindi ti rispetto, no, poi siamo amici, due amici fuori da questo palco si possono chiamare come vogliamo. Certo. Allora, ti dicevo questo, cioè oggi se un proprio Piacenza non paga gli stipendi, a Natale sicuramente questi sono lavoratori come tutti quanti, siamo noi tutti quanti. E quindi dobbiamo trovare una strada ben diversa e ben precisa. Noi non ci possiamo tirare dietro a delle chiacchiere. Oggi la Serie C, se non si dà minimo 1 milione di euro a squadra e più i bonus per i giovani e tutto il resto, la Serie C in questo momento io credo che il 60% di quelle oggi scritte non la può fare nessuno, quindi non ci dobbiamo nascondere dietro alle chiacchiere, ma non tue, di questo mondo, perché non è giusto che se una società di Serie A prende 100 milioni di euro, ne dà due e ne mette due o tre per le società inferiori, credo che non è che abbia fatto cosa di grande stranezza. Cioè, se oggi noi dobbiamo investire tempo, soldi nel giusto, questo si può fare, ma società serie, sane come la mia, che oltre ad investire una barca di soldi poi ci deve rimettere anche, può darsi anche le attività che uno ha, questo è impossibile, quindi va a finire che il territorio rimane senza niente. Quindi credo che se oggi non ci sia un intervento forte, poi sicuramente i delinquenti, gente che quei soldi se li fregano o ci fanno altro, quelli vanno radiati dal mondo del calcio. Però credo che mi hai capito, Francetti, dico, ecco, adesso ti parlo da amico, se non si interviene su questo, e tu sai che tante battaglie io e te siamo stati sempre molto vicini, non andremo molto lontano nessuno. Ma non con la grandezza di dire queste cose, ma bensì con un pizzico di umiltà, certe cose vanno dette, vanno affrontate per il bene della Serie C e di questo, io parlo del mio territorio, di questo territorio, perché una volta in Abruzzo c'erano tre squadre di C, anche quattro squadre di C. Oggi ci è rimasto il Teramo, speriamo ancora per tanto, ma è dura mantenerla ancora per tanto tempo se non si interviene già per il prossimo campionato, quindi non ci dobbiamo nascondere dietro alle chiacchiere o alle promesse, ma non parlo della Lega, cioè qua parliamo in generale, io verso i miei tifosi, voi verso di noi, e quindi questo è a cascata. Qua bisogna che la Serie A cali dei soldini, e tanti soldini. Non è corretto che una Serie B prenda 6 milioni e mezzo, 7, e una Serie C prende 500 euro. E questo riprende chi fa il compito a tutti i livelli, partendo dai giovani e tutto il resto. Tu lo sai, non ce lo dobbiamo nascondere, quindi io credo che questo è il tema che bisogna affrontare, e lo devi fare perché tu sei un grande uomo, un grande dirigente che fa il tuo lavoro da tanto tempo e tu sai tutto di queste cose. Non dovete far rovinare le aziende, i presidenti seri, perché ci hanno di mezzo ci hanno messo la loro faccia, e per la loro faccia questi farebbero di tutto pur di non rimettere la loro faccia. Quindi mi scuso se ho detto delle cose non belle, ma ho detto la verità, e la verità alla fine deve pagare sempre. Ti ringrazio. Grazie al Presidente Ghirelli, se vuole replicare rapidamente, se sarà un impegno a breve termine, insomma, quello che ha detto il Presidente Campitelli. Io non voglio replicare nulla, gli voglio dire che vorrei lavorare spesso con lui in modo tale da raggiungere gli obiettivi della sostenibilità economica della Lega Pro e delle regole che devono essere tali da salvaguardare le aziende sane. Perfetto.
Grazie Presidente buon Ghirelli. Buon Natale a tutti. Grazie, grazie. Grazie al Presidente grazie. Francesco buon Ghirelli, buon lavoro ovviamente, Jacopo, buon Natale. Direi sì. Che... Jacopo, direi che è il momento, possiamo far fare gli auguri anche al Presidente, perché abbiamo parlato di argomenti importanti che riguardano anche la salute delle società di Serie C, però anche il momento questo per scambiarsi gli auguri, per rivolgere gli auguri ai tifosi del Teramo. Sicuramente faccio i più grandi e infiniti auguri ai miei tifosi, perché anche in momenti non troppo belli per noi a livello di risultati, però ci stanno vicino, giustamente sono tifosi e qualche volta qualche cosa hanno anche loro da dire, quindi io li capisco, perché io sono il primo ad essere non felice quando le cose non vanno per il verso giusto, quindi speriamo che il futuro torneranno tempi migliori, perché questo lo voglio io, perché mi fa stare anche meglio a me a livello personale, fisico e di psicologico, però in questo momento le cose sono queste, speriamo che con l'inizio della nuova stagione che parte da gennaio in poi, nella seconda fase della nostra stagione, possiamo avere quello che questa piazza merita e che noi tutti meritiamo, perché facciamo dei sacrifici sovraumani per far sì che questo Teramo stia ancora Andrea, in Serie C. In studio avete curiosità prima di liberare Andrea, il Presidente? Io voglio sapere dal Presidente Campitelli, che saluto, che ringrazio per la disponibilità, ma speriamo anche con il collegamento con il Presidente grazie. Ghirelli di aver fatto comunque un servizio anche ad una società come la Teramo Calcio. Però a questo punto, Presidente, innanzitutto prima c'è Natale, poi però c'è il mercato, e mercato soprattutto quest'anno fa rima con attaccanti, ne arrivano due almeno quello che sappiamo, ma io ne vorrei anche uno super, perché qui tu sai benissimo che a gennaio è dura. Noi abbiamo bisogno di attaccanti, non perché i nostri non siano buoni, perché poi chiunque va via da Teramo fa gol a doppie cifre in tutti i posti, ma in questo momento forse è il reparto dove noi, se non troviamo un finalizzatore o più finalizzatori, questa squadra non sappiamo neppure se vale o se non vale, perché purtroppo un attacco che poi fa respirare la squadra, fa salire la squadra, crea occasioni, la dobbiamo ancora a vedere. Speriamo anche che si possano sbloccare anche i nostri, cioè non è che io boccio i nostri, perché loro stanno ancora con noi, e speriamo che si possano sbloccare anche loro e far sì che questa squadra, da come l'abbiamo costruita, sotto indicazioni anche del mister vecchio, di tutto il resto, non perché non mi assumo io le responsabilità di tutto quello che è successo, io faccio un altro mestiere e molte volte ti devi anche affidare, e molte volte escono fuori delle squadre forse non corrette dal primo all'ultimo. Però quindi, diciamo che la coppia Costantino Leonetti non le piacerebbe. Sia quella dei punti. Ma mi piacerebbe se poi segnano, sì, il problema certo, è che sì. Devono segnare, se poi non segnano, oggi tu hai fatto due nomi che piacciono a tutti, non solo a me, perché mezza Serie C vogliono Costantino, Leonetti forse in questo momento gioca in D, e quindi bisogna poi capire se in C riesce a fare quello che oggi sta facendo in D. Penso Anya, che domanda... noi oggi, se scegliamo qualcosa, dobbiamo scegliere qualcosa di certo, perché di incerto oggi io non posso sicuramente fare l'investimento a gennaio, casomai lo andremo a fare a giugno, a luglio. Anya, rapidamente per il Presidente, così lo liberiamo. Buonasera Presidente, volevo sapere, siccome in estate ci sono stati ingressi societari, volevo sapere se sta ancora pensando ad altri ingressi, se ci sta lavorando, se ci sono novità. Ma diciamo che gli ingressi fatti a giugno, quando era, sono due, più che ingressi, sono due amici che già ci davano a livello di sponsorizzazione, facevano qualcosa. Noi abbiamo sicuramente bisogno di un paio di imprenditori, o uno importante come diciamo oggi serve a questa società,
Poi gli amici resteranno sempre vicino a noi, saranno sempre persone importanti, ma sicuramente per un futuro importante, per un futuro dove anch'io devo tornare a essere impegnato nella mia attività, perché è un'azienda importantissima, sicuramente farebbe comodo molto e si potrebbe rifare un progetto ancora più importante di quello che oggi stiamo facendo, perché non è che non spendiamo, spendiamo tanto ma non otteniamo poco per quello che spendiamo. Presidente, prima di lasciarle di farle in bocca al lupo, ma sabato sarà al Bonolis? Perché ultimamente non l'abbiamo più vista. Sicuramente sabato sarà al Bonolis, perché dobbiamo vincere la partita e tutti quanti dobbiamo fare il tifo per il Teramo e solo per il Teramo, tutto il resto non conta niente. Grazie Presidente, buon Natale! Grazie a voi, un buon Natale, un bacione a tutti, grazie. Grazie al Presidente del Teramo Luciano Campitelli. Ovviamente prima abbiamo ringraziato anche il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, Ania, che è stato insomma molto chiaro, e tra poco torniamo proprio da Andrea, che si trova alla festa. Insomma, è stato chiaro il presidente Ghirelli sulle modalità con cui si andrà probabilmente alla definizione di playoff e playout, e saranno 8 le retrocessioni, sì, che sono 4, quelle che interessano maggiormente al Teramo. Intanto tra poco un altro ospite, vedo Andrea Costantini con Ivan Speranza, e ha detto criteri, sì, più severi nella definizione dei documenti per l'iscrizione al prossimo campionato. Ma torno a Teramo da Andrea Costantini, perché c'è il capitano del Teramo, Ivan, sì, Speranza. Sì, sì, c'è il capitano. Intanto partiamo anche dal capitano con gli auguri. Certo, prima con il presidente Campitelli abbiamo affrontato diversi argomenti che attengono anche quello che è il futuro delle società calcistiche di Serie C, perché il momento è duro per tutti, lo è per il Teramo, lo è per tante realtà. Però con Ivan Speranza torniamo al calcio giocato. Intanto gli auguri ai tifosi vanno fatti, no? Sì, ci dispiace che ci troviamo un po' negli ultimi anni sempre in questa situazione un po' difficile, mi dispiace per loro soprattutto, però mi dici tu, gli auguri vanno fatti assolutamente, quindi auguro un buon Natale a tutti i tifosi, a tutta la città del Teramo, e un buon inizio di anno. Senti, ti rivediamo in campo tra quanto? Spero il prima possibile, perché non sono abituato a stare fuori e la vivo male purtroppo. Sto cercando insieme allo staff medico di entrare prima possibile, però ci vuole ancora magari. Prima di dare la linea allo studio per qualche domanda, Teramo che ha vinto 3 partite in questo campionato, praticamente appena c'è stato l'insediamento di Maurizi, è sembrato una conseguenza di quello shock del cambio in panchina, poi sono tornati fuori i limiti che si erano visti in precedenza. Come si viene fuori da questo guado? Ma come hai detto tu, l'analisi tua è giustissima, come sempre accade magari con il cambio di allenatore, hai quell'exploit di squadra che ti fa dare qualcosa in più, però nelle ultime partite ho visto un po' più la compattezza di squadra, si sapeva, è normale, dopo un cambio di allenatore ci sta tutto questo. E venirne fuori è solo tramite il lavoro. Abbiamo un allenatore competente, un allenatore che sa il fatto suo, dobbiamo solo seguirlo al 100%, e tramite il lavoro venirne fuori da questa situazione. Studio? Ivan, ciao, ci risentiamo insomma a distanza di qualche giorno. Ti volevo chiedere a questo punto, sì, abbiamo sentito il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, insomma è notizia delle ultime ore, si va verso un campionato che avrà una definizione, almeno per quanto riguarda il Teramo, che noi ci auguravamo nella parte alta ma sarà nella parte bassa, verso le 8 retrocessioni, 2 dirette per ogni girone e poi 2 che usciranno fuori, le altre 2 due girone A e girone B, cioè l'ultima declassificata del girone A del girone B, quindi 2 in totale e poi 6 dal playout. Ok, 6 dal playout. Questo che cosa fa? Complica, semplifica il cammino del Teramo? No.
No, ma assolutamente, noi dobbiamo cercare di fare il nostro cammino al di là di tutte le, giustamente, le regole che ci sono, ovviamente. Noi dobbiamo, come dicevo prima, lavorare per uscire fuori da questa situazione prima possibile. L'unico metodo e l'unica soluzione per noi è tramite il lavoro, e non dobbiamo essere nemmeno distratti tanto da queste situazioni, che ovviamente possono pensare ad altro. Voglio dire, noi dobbiamo pensare ad uscire da questa situazione prima possibile. Assolutamente. Anya, per... Ciao Ivan, volevo sapere da capitano, anche se non hai giocato, se hai detto qualcosa in particolare a Gianmarco Piccioni dopo l'errore dal dischetto. Ma no, Gianmarco è... lo volevamo tutti che magari facesse questo gol e magari si sbloccasse anche per lui. Dispiace per il ragazzo, perché comunque è un ragazzo che si impegna al massimo sempre, però come sappiamo il rigore lo sbaglia solo chi lo tira, quindi ci sta, fa parte del calcio. Ripeto, mi dispiace tanto per lui, perché magari poteva sbloccare un attimo mentalmente questo fattore che per un attaccante, come sappiamo, è importantissimo, solo per quello. Però come tutti i ragazzi siamo sempre stati vicini sia a lui che ad altri ragazzi che magari possono stare in difficoltà. Senti Ivan, per chiudere, sabato tornano Coletti, torna Steffè, ma soprattutto torna Mirko Petrella. Sì, un grande Mirko, ci sentiamo ancora tuttora. Abbiamo fatto comunque 6 anni insieme, 6 anni comunque passati bellissimi, la maggior parte bellissimi, quindi ripeto, siamo rimasti amici, ci sentiamo sempre. Meglio averlo in squadra uno come Petrella, perché sappiamo che... O averlo fuori quando è avversario. Il giocatore... sì, infatti, però mi auguro sempre la sua salute, anche se magari da avversario, però... Sicuramente, come dici tu, meglio non averlo, però certo. Mi fa piacere rivederlo comunque. Grazie Ivan, buona serata e auguri ovviamente anche a te. Grazie a voi, ciao. Anche a voi, anche a voi. Grazie ad Ivan Speranza. Andrea, tra poco torniamo da te ovviamente, però sì. Insomma, anche per fare il punto della situazione, perché il collegamento con il presidente della Lega Pro Ghirelli, poi siamo stati anche travolti dalle parole del presidente Campitelli, però poi proviamo a fare anche un po' il punto della situazione. Per il momento ti saluto perché dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo, okay. Torniamo tra poco. E allora di nuovo insieme per questa seconda parte dell'ultima puntata del 2018 di Pro Teramo. Prima dicevamo, prima di tornare a Teramo, dove tra un po' Andrea Costantini avrà altri ospiti. Aia, perché non dici a tuo padre di prendersi il Teramo? Già anni addietro lo voleva prendere, prima che Campitelli lo prendeva il Teramo, liberiamo il presidente Campitelli dal Teramo Calcio. Puoi fare un inoltro, come si suol dire nel... un inoltro meglio. La vedo molto complicata, però. La vedi complicata. Abbiamo iniziato la discussione con una classifica, poi gli eventi ci hanno travolto, chiaramente, ed è giusto anche che sia così. Però, dicevamo, benché sia un buon risultato, quello di Pesaro non è che cambi tantissimo la classifica. Perché se non torni a vincere, torniamo alla storia dello scorso anno. Va bene pareggiare, però ai pareggi devi dare valore con una vittoria di tanto in tanto. Chiaramente uno auspicherebbe che sia molto più spesso di tanto in tanto una vittoria, però se così non dovesse essere... è giusto, o meglio, sarebbe necessario, oltre che pareggiare, se non si riesce a vincere, dare valore ai pareggi che arrivano con delle vittorie. Le gare che il Teramo poteva vincere perché ha affrontato avversari più abbordabili, più alla portata, o le ha perse o le ha pareggiate, soprattutto le sfide in casa. Secondo me le due casalinghe consecutive contro Gianna Erminio e Renate gridano vendetta, perché è arrivato un solo punto e sono stati persi
persi, secondo me, in quelle due partite punti molto importanti per che si sarebbero rivelati particolarmente utili adesso. Il calendario non offre allo stato attuale avversarie facili fino al giro di boa, perché il Teramo avrà Triestina e poi in trasferta Ternana, oltre al Sud Tirol, che è la prima giornata di ritorno, ma sarà l'ultima gara dell'anno. Non saranno gare facili. È vero che paradossalmente, per una strana questione psicologica, il Teramo riesce a rendere un pochino meglio, un po' meglio, quando la pressione sta sugli altri. Non avendo la pressione di avere uno scontro salvezza da vincere a tutti i costi, caratterialmente la squadra risponde meglio, il che è sia un pregio, ma secondo me anche un grosso limite, perché sono gli scontri salvezza che la squadra di Maurizio dovrebbe ovviamente in primis vincere, e soprattutto quelli che capitano in casa. Certo. Quando non lo fai, quando lasci punte per strada, poi ti trovi comunque a dover cercare di ripiegare, di compensare con squadre che non sono proprio abbordabili, anche se giocano al Bonolis. Certo. Vedo in collegamento, do la linea ad Andrea Costantini con il direttore generale del Teramo, Emilio Capaldi. Di nuovo a te, Andrea. Sì, di nuovo buonasera da Valvomano con il direttore generale Emilio Capaldi. Direttore, intanto mai apriamo così le interviste, con gli auguri ai tifosi e anche a chi ci sta seguendo a casa. Sì, un augurio di buone feste e un buon inizio di nuovo anno a tutti i tifosi del Teramo, a marsicani, a abruzzesi e anche alla vostra emittente. Grazie. Come sta direttore, il Teramo? Domanda, diciamo, generale, che momento è questo per la squadra? Ma per la squadra, diciamo, le ultime prestazioni siamo contenti, perché cominciano a stare meglio anche a livello atletico, fisico, quindi stanno facendo bene, giochiamo bene, abbiamo visto una compattezza finalmente diversa da altre prestazioni, stanno crescendo i giovani e questo è fondamentale, perché sono bravi, tra l'altro sono di proprietà del Teramo Calcio, quindi siamo contenti e soddisfatti. Un po' di sfortuna, un po' di fortuna al 94esimo di sabato scorso, però siamo convinti che ci tireremo fuori da questa situazione provando a fare meglio. Dopo il consiglio di oggi, l'orientamento è quello delle 8 retrocessioni, il vostro punto di vista? No, ma questo si sapeva, perché le squadre in Serie C siamo 59, quindi le retrocessioni saranno 8. Quindi è chiaro, 3 girone A, 3 girone B e 2 girone C. Speriamo noi nel girone B di arrivare quantomeno sest'ultimo. Per farlo però bisogna aumentare la media punti, quella che finora è stata collezionata in un girone d'andata che è sul finire, mancano due partite. Sì, ma noi diciamo che secondo me ci mancano 3 punti. E quindi invece di 17 potevamo averne 20, ma abbiamo ancora un paio di partite, a prescindere da chi incontreremo, rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno. La nostra squadra, tenendo presente anche che è un campionato che si può perdere ma si può vincere con tutti, quindi abbiamo secondo me giocato alla pari con chiunque. Poi con delle situazioni particolari, a volte abbiamo fatto punti, a volte no, però io sono fiducioso molto di questo gruppo, perché è un gruppo coeso, forte, e questo va dato merito anche all'allenatore, che diciamo, ha un ottimo rapporto con tutti, lavora bene in campo, quindi siamo molto fiduciosi. È chiaro che sappiamo anche che dal 3 gennaio dobbiamo fare qualcosina. Studio. Direttore, buonasera, le rinnovo ovviamente gli auguri prima delle domande e le chiedo molto prosaicamente, lei che tiene un po' i cordoni anche della borsa della Teramo Calcio, volevamo sapere, al di là del fatto che giustamente per delle entrate ci vorranno delle uscite anche per problemi di lista, però volevamo sapere se c'è comunque disponibilità ad investimenti importanti soprattutto nel reparto avanzato. Sì, questo posso dirlo con certezza,
che sicuramente faremo qualcosa sia in entrata ma che in uscita, perché è normale che dobbiamo cercare di equilibrare i conti, e sicuramente faremo questo, però abbiamo individuato dei ragazzi che potrebbero darci una mano, come daremo possibilità ai nostri ragazzi di avere più spazio da altre parti. Ania? Buonasera direttore. Buonasera Ania. Volevo sapere, se si guarda un attimo indietro, quale partita le dà maggiore rammarico per punti che magari si aspettava e non sono arrivati? Lei prima ha detto che mancano 3 punti, dove li individua? Ma io di solito guardo poco al passato, però senza tornare troppo indietro, a me sabato è dispiaciuto tanto, perché è una partita di ottimo livello, dove con un pizzico di fortuna, e se nell'episodio del rigore l'arbitro, come da regolamento, avesse ammonito e quindi espulso il difensore che ha commesso il rigore, parlavamo di altre cose, già questi erano 2 punti. Ma a carattere generale io credo che 3 punti ci mancano e cercheremo di recuperarli diversamente, però è logico che è un campionato difficile, sabato avremo una partita altrettanto difficile, però i ragazzi ci hanno abituati che quando giocano contro squadre che sulla carta sono superiori ci danno delle buone soddisfazioni. Facciamo così direttore, i 2 punti con la Vispesaro e il pareggio con la Giana Erminio e fanno 3. Diciamo questo, senza che andiamo troppo in aritroso. Va bene, la ringrazio, buon Natale, buonasera, buon Natale, buone feste, direttore. Grazie a voi, buon Natale, grazie, buon Natale, buone feste. Grazie. Grazie al direttore generale Emilio Capaldi. Vedo Andrea che tra poco tra poco sarà di nuovo con noi. Andrea, sì. Tra poco avremo un altro ospite, magari preparate domande di mercato, perché tra poco avremo un altro ospite, già potete immaginare di chi si tratta. Sì. Intanto ci scaldiamo chiedendolo a Dania, per esempio. Io prima ho fatto 2 nomi, a coppia d'attacco Costantino Leonetti. Sì. Perché è inutile, chiedi, adesso come se non lo sapessi. Girarci intorno. No, è inutile girarci intorno. Sono questi due gli uomini su cui che il Teramo vorrebbe, non che prenderà certamente, che vorrebbe, no, certo, prendere per completare, per rinforzare, non completare, per rinforzare il reparto, sì, il reparto offensivo. Assolutamente, sono in cima alla lista dei desideri, che poi non è detto che diventino realtà, però sono di certo loro, prima di tutto Costantino, che sta trovando sempre meno spazio nel Südtirol, e potrebbe non essere un caso, perché c'è un corteggiamento educato da parte del Teramo da, sì, da qualche settimana a questa parte. Il ragazzo è comunque a scadenza col Südtirol, quindi se non rinnova comunque dovrebbe andare via a fine giugno. È uno degli... Però da casa dicono sì, ma fine giugno chi se ne... Esatto, di conseguenza ci sarà bisogno, se il Teramo lo vorrà, di certo di un investimento. Il direttore generale ha fugato ogni dubbio sul fatto che questo investimento possa essere possibile, di conseguenza credo che sia stato messo poco fa un ulteriore tassello sull'arrivo sempre più probabile, da quello che almeno ci dicono, di Rocco Costantino, che sarebbe un rinforzo importante per l'attacco. Lo sappiamo quanto feeling abbia, tra l'altro, l'attaccante pinetese con il gol da un po' di anni a questa parte. È un centravanti che fa molto movimento, a differenza di Bianchimano, per esempio, che sarebbe un altro sulla lista dei desideri. È uno che ama attaccare la profondità, invece Bianchimano, il giovane attaccante del Perugia, preferisce maggiormente far salire la squadra, giocare di sponda, stare più in aria. Non è un attaccante di movimento come Costantino. Diciamo che non è che interessa, cioè no, non è che non interessa, è un profilo che
è un profilo in questo momento secondario. Mal si sposa con le esigenze del Teramo, poi è molto sì, bravo. È chiaro. Dipende anche da quello che il Teramo vuole mettere in campo da gennaio in poi e quindi di conseguenza ci si muove sul mercato. Quello che si vuole in questo momento è Costantino e quindi l'idea di gioco che trae spunto proprio dalle caratteristiche di Costantino. Attaccante di movimento, attacca esatto. La profondità, bravo comunque Leonetti, a far salire la squadra. Leonetti però ne sarebbe il completamento perché comunque è un ragazzo che si sta mettendo in luce negli ultimi due anni in Serie D, ricordiamo la Serie C l'ha giocata con Lumezzane, ha anche segnato al Teramo, è un attaccante che è evidente che abbia feeling con la porta perché se non ricordo male l'anno scorso 20 gol e adesso una decina più o meno, quindi ne completerebbe le caratteristiche Costantino perché ha una struttura fisica diversa che rimanda un po' anche quella di Bacio Terracino e da qui anche le ipotesi di un eventuale arrivo di Leonetti e di un'altra eventuale, che sarebbe l'ipotesi, partenza di Bacio Terracino. Bacio Terracino che non sta trovando spazio, non ha trovato spazio da titolare nelle ultime due gare, non è un mistero perché lo abbiamo già detto e l'abbiamo anche scritto che si sta pensando anche ad un suo addio, se così dovesse essere poi ovviamente dal 3 gennaio si saprà. Parentesi sul mercato, giovedì nell'assemblea di Serie A si deciderà se posticipare la fine del calciomercato dal 18 gennaio che è attualmente fissata, dove il termine attualmente fissato al 31 gennaio, quindi si tornerebbe un po' all'antico, quest'estate era stata varata una finestra di mercato invernale più corta, si potrebbe tornare invece alla classica finestra di calciomercato lunga tutto il mese di gennaio, ahimè. Tra poco torniamo da Andrea, Costantini, ma ti chiedo, non solo in attacco, perché ci sarebbe anche l'opportunità di fare qualcosa dietro e a centrocampo. Sì. L'idea però, da quello che ovviamente ci risulta, poi se sarà o non sarà non lo sappiamo, l'idea è che il Teramo abbia fatto questo tipo di ragionamento. Vediamo quanto c'è a disposizione, vediamo quali sono le uscite, la priorità è l'attacco. Agli attaccanti, sì. Al plurale, non all'attaccante. Che poi è da valutare se cambiando attaccanti, non so, poi vedremo effettivamente chi partirà, se cambiando attaccanti migliora anche la fase dietro, cioè esatto. La fase di possesso, perché magari con movimenti differenti, con caratteristiche differenti di chi sta davanti potrebbe anche avere maggiore respiro la manovra. Solo in caso insomma dovesse proprio esserci la necessità, come comunque appare a livello fisico a centrocampo qualcosa indubbiamente manca, quindi di conseguenza secondo me un intervento almeno uno ci sarà, ma per dare una maggiore struttura fisica di cui il Teramo è evidentemente carente, insomma, perché è sotto gli occhi di tutti, il che non andrebbe poi ad inficiare la manovra, perché un giocatore di struttura fisica non si chiede di certo di impostare il gioco, quello rimarrà a Proietti o Ranieri, se lo stesso Ranieri dovesse restare al Teramo. Di conseguenza gli occhi sono puntati in primis sull'attacco, poi a cascata sul centrocampo e poi anche sulla difesa. Ti ha ascoltato? Gli diamo la buonasera e il benvenuto ovviamente al direttore sportivo Sandro Federico. Buonasera direttore. Buonasera a voi. E allora prego, prego studio subito. Sì, noi ci siamo un po' scaldati qui con qualche tematica di mercato. Prima ho fatto una domanda specifica al presidente Campitelli se la coppia d'attacco Costantino Leonetti gli piace. Gli attaccanti gli piacciono tutti, quelli che fanno gol. Ma a Sandro Federico piace questa coppia? No, confermo che sono due giocatori che mi piacciono e non poco, insomma. Leonetti l'abbiamo trattato anche quest'estate ed era uno dei attaccanti che più in qualche modo pensavamo potessimo prendere, ma anche lo stesso Costantino lo conosciamo bene, quindi assolutamente confermo la stima nei ragazzi. È una coppia futuribile? Campitelli cosa vi ha detto? Ha detto che l'importante è che segnino.
Ha detto l'importante è che segnino, poi non importa chi sia. No, vabbè, adesso, a parte gli scherzi, anche la serata giusta, no? Mancano tre partite e ormai è già da un po' che facciamo delle valutazioni e stiamo provando a risistemare un po' l'organico senza troppe rivoluzioni e quindi sarà un organico risistemato, ripuntellato per arrivare all'obiettivo nostro. Il discorso priorità agli attaccanti o attaccante e poi vedere se c'è qualcosa anche da sistemare centrocampo e dietro è una ricostruzione credibile? Certo, un tassello a centrocampo e uno in difesa, anche perché i nostri giovani stanno facendo molto bene e quindi vorremmo inserire alcuni elementi che siano anche con una certa esperienza, mantenendo sempre dei parametri di bilancio, e quindi con qualche campionato in più sulle spalle e giocatori un po' più affidabili. Direttore, prima il direttore Capaldi ha detto avremmo meritato 20 punti, ce ne mancano 3 e allora abbiamo provato a fare un po' un giochino, 2 punti con la Vispesaro e 1 punto con la Giana. Ecco, anche secondo Sandro Federico questa è più o meno la dimensione, al Teramo mancano questi 3 punti o comunque 3 punti in generale? Ma ci sono state anche altre partite come a Bolzano, come in casa anche con la Samp, insomma ce ne sono state altre dove abbiamo tanto da recriminare e penso che questa squadra potesse in qualche modo fare qualche punto in più e avere quei 4-5 punti in più per essere un po' più tranquilli e i giudizi un po' di tutti in questo momento sarebbero stati anche diversi, purtroppo, e invece così siamo lì in lotta, siamo comunque in linea con i programmi, è normale che ognuno di noi vorrebbe anche essere un po' più tranquillo, però si va avanti consapevoli e consci che c'è da lottare. Direttore, l'ultimissima poi la salutiamo perché insomma adesso è praticamente ufficioso, non ufficiale, le 8 retrocessioni in Serie C, 2 dirette del girone A e girone B, questo un po' complica i piani oppure era nelle previsioni? Non cambia niente, non cambia assolutamente niente, c'è da guadagnarsi sul campo la salvezza e quindi andiamo avanti perché tanto le posizioni sono quelle, dai, non cambia ben poco. Perfetto direttore, io la ringrazio, le auguro una buona cena e ovviamente buone feste, buon Natale. Grazie e buon Natale a tutti voi. Grazie al direttore sportivo Sandro Federico, siamo quasi in chiusura e quindi caro Andrea, noi tra un po', è uscito l'inquadratura giustamente, ha visto l'orologio, ha detto avranno finito, sì, adesso è tornato in extremis, Andrea, noi ti stiamo per liberare. Mi sto preoccupando di portare un'altra persona, vediamo un po' se riusciamo, tra pochissimo cerchiamo di essere di nuovo davanti alla telecamera. Va benissimo Andrea, ti aspettiamo. Facciamo un po' un salto di poco a sabato, perché arriva la Triestina, abbiamo detto ci sono degli ex, c'è Steffè, c'è Coletti, ma soprattutto c'è Mirko Petrella. C'è Granoce e immagino soprattutto per Petrella quanto sia probabilmente il rammarico di non avere questo giocatore che fa queste cose qua. Sì, anche se credo che l'esperienza di Mirko a Teramo per certi versi era conclusa, perché per una serie di eventi, per una serie di valutazioni probabilmente l'addio è arrivato nel momento giusto, anche se al Teramo indubbiamente manca un giocatore come Petrella, con le caratteristiche di Petrella, che possa dare magari a gara in corso una svolta, che ti sappia saltare l'uomo, che ti possa creare delle occasioni da gol, perché di occasioni da gol non è che se ne creino granché.
purtroppo spesso si butta la croce addosso a piccioni, a me piace anche provare a riequilibrare la bilancia, cioè evidenziare che comunque sì, Piccioni indubbiamente non sta rendendo come ci si sarebbe aspettati a inizio stagione, dopo la parentesi dell'anno scorso nel Sant'Arcangelo, dove per 11 volte ha trovato la via del gol, anche se, ripeto, è stata una parentesi abbastanza prolifica quella dell'attaccante di San Benedetto. Non sta rendendo, però è anche vero che non sono arrivate grandi palloni da buttare in rete fino a questo momento. Quindi Piccioni doveva essere particolarmente prolifico per cercare di concretizzare in gol quelle poche occasioni che sono arrivate. Ho capito cosa vuoi dire, avrebbe dovuto essere una forma addirittura superiore a quella dell'anno scorso per provare a concretizzare. Praticamente sì, avrebbe dovuto trovare la porta. Quelle una o due occasioni che capitano a partita, se capitano, avrebbe dovuto trovare la porta, il gol, e non sempre così, lo vediamo anche in Serie A, spesso gli attaccanti, anche quelli più forti, sbagliano, quindi non è una difesa di Piccioni a spada tratta solo perché insomma qualcuno debba pur difenderlo, ma perché è il mio pensiero. È vero che non sta rendendo come ci si sarebbe aspettati, però è anche vero che alle sue spalle non lo si mette nella condizione globale di poter avere delle occasioni da gol, di segnare e quant'altro. È un po' un aspetto che il Teramo si porta dietro dall'anno scorso, da anche due stagioni fa, cioè l'attaccante segna quando tutta la squadra lavora affinché gli attaccanti segnino. La difesa non prende gol se la squadra tutta lavora affinché la difesa non prenda gol. È sempre un gioco di squadra, quindi non è l'attaccante che magari, siamo in Serie C, quindi non ti puoi aspettare una giocata particolare di un attaccante che decide la partita con le sue qualità, perché sono pochi gli attaccanti in Serie C che possono effettivamente con un episodio risolverti una partita bloccata. Bisogna lavorare di squadra sia in difesa che in attacco. Il Teramo non ha preso gol a Pesaro, a parte l'errore dal dischetto di Olcese, perché ha lavorato bene di squadra in fase di non possesso. Manca sempre qualcosa affinché gli attaccanti trovino la via del gol, e non è solo colpa degli attaccanti. Ecco. Certo, assolutamente. Oh, a proposito di festività natalizie, in settimana, qualche giorno fa, c'è stata anche... torniamo un attimo a Teramo, poi parliamo. Andrea. Sì, perché sono con il sindaco Gian Guido D'Alberto, arrivato da poco, però è ben lieto, anche perché lei è un grande tifoso biancorosso, non solo biancorosso qualcuno mi dice, però grande tifoso biancorosso e non poteva mancare. Immagino già chi sia che ti dice che non sono solo tifoso biancorosso. C'è una fede comune. Va bene allora. No, soprattutto tifoso biancorosso, e siamo qui con grande piacere, ma anche per un dovere istituzionale, perché dobbiamo dimostrare ora più che mai la nostra forte vicinanza istituzionale ad una società che rappresenta essa stessa di fatto un'istituzione sportiva, non parliamo semplicemente di una società calcistica, che appartiene alla comunità teramana in un momento di difficoltà, oggettiva difficoltà sotto il profilo sportivo, dopo un periodo felice adesso c'è un po' di difficoltà in termini di risultati e sul piano insomma della gestione, ma come amministrazione comunale, come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio del nostro mandato, ribadiamo, confermiamo una forte vicinanza e un impegno a sostegno della Teramo Calcio. Le cedo l'auricolare per due domande da studio, Jacopo e Ania, prego. Ah, ecco, le rani allora, ho capito. Sindaco, però io le do la buonasera, però avete fatto comunella, siete 3-1, cioè, mi sembra un po' troppo. Lo so, ma è un po' la proporzione nazionale, diciamo così. Ah, okay. Rispecchia. Le parole del sindaco sono musica per le mie orecchie. Ciao sindaco, buonasera. Siamo sportivi, dai. Sì, come loro. Volevo sapere, siccome se ne parla tanto in città ormai da anni, la situazione del campo Acquaviva a che punto è, che cosa magari, quali sono gli obiettivi di utilizzo prossimi e futuri?
Sì, c'è un problema legato alla omologazione del terreno di gioco, e che è una questione più urgente e immediata rispetto alla quale come amministrazione l'assessore Filipponi si è già attivato con la federazione e nel dialogo anche con la Teramo Calcio. E poi in una prospettiva più ampia, più lunga, c'è un progetto, una proposta di sistemazione che è stata già presentata all'amministrazione, che al momento è al vaglio degli uffici comunali. Quindi ci si sta muovendo su questo duplice piano, nell'immediatezza l'omologazione del terreno di gioco, e siamo già ovviamente avanti perché c'è un'urgenza, però guardiamo già in prospettiva. Sindaco, una proposta della Teramo Calcio, non lo so. Una proposta della Teramo Calcio? Tra le varie proposte c'è anche una proposta della Teramo Calcio che viene da lontano, in realtà non è nuovissima, insomma. È una proposta che è stata formulata già in passato alla precedente amministrazione, che è rimasta ferma poi presso gli uffici che comunque hanno chiuso le porte a queste ipotesi, quindi è ovviamente un discorso più complesso, legato ovviamente, potete immaginare, anche alla copertura finanziaria dell'intervento. Sindaco, per chiudere, la lasciamo ovviamente cenare insieme alla Teramo Calcio, per il momento questione Bonolis la mettiamo da parte? Ma al momento non è all'ordine del giorno, ma non significa che possiamo metterla da parte, perché io, come sapete, ne abbiamo parlato tante volte, l'abbiamo vissuta insieme da diversi punti di vista ovviamente. Sono subentrato in amministrazione nel momento dell'inizio della stagione. Ecco, l'impegno che abbiamo assunto sia con il presidente Campitelli che con Sabatino Cantagalli è proprio quello di non arrivare all'ultimo momento e di pianificare da ora, da subito, sin da gennaio, gli interventi da fare per la nuova stagione, perché altrimenti, ecco, rischiamo di arrivare sempre con l'acqua alla gola, e credo che il risultato dello scorso anno temo che non si possa più riproporlo, perché insomma è stato un risultato in cui ci si è un po' tutti accontentati, ecco, diciamo così. Io la ringrazio. Una sorta di compromesso al ribasso che alla fine non ha accontentato nessuno. Ecco. Io la ringrazio, Sindaco, le auguro buon Natale e buone feste. Grazie, tanti auguri a tutti. Grazie. Auguri. Grazie al Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Andrea, io insomma torno da te per congedarti. Sì. Per congedarti e per ringraziarti. Sì, siamo oltre tempo massimo, avremmo voluto anche gli auguri del vicepresidente Ercole Cimini, ma si è un po' attardato. Guarda, altrove, e quindi ti dico la verità, non ce la facciamo. Pensavo che sarebbe venuto anche Maurizio. Ti dico la verità. Non sta parlando, ma c'è la volontà di non parlare da parte di Maurizio, almeno così ci è stato comunicato, e devo dire che finora ha salutato tutti ma non ha parlato con nessuno. Perfetto, va bene, lo aspettiamo in conferenza stampa venerdì prima, certo, di Teramo Triestina. Andrea, io ti saluto, ringrazio anche Loris Bennato, adesso beati voi, potete accomodarvi e godervi la cena. Se è rimasto qualcosa, mi dispiace se avete perso tutto il resto. No, nei ritagli di tempo è stato fatto fuori tutto. Avete spiluccato, ok. Alla faccia nostra. Grazie Andrea. Anche Loris. Grazie Andrea, grazie a voi. Loris Bennato. Buonasera. Grazie. Possiamo chiudere il collegamento da Teramo. Grazie ad Andrea Costantini, grazie a Loris Bennato. Rapidissimamente, altrimenti Maurizio, giustamente, anche lui ci impicca, ha problemi anche giustamente, ora tarda, vuole mangiare. Vediamo il prossimo turno, Agna, Teramo Triestina. A questo punto, con tre partite davanti, perché poi il 27 ci sarà Ternana Teramo e il 30 ci sarà Teramo su Tirol, tre partite, 9 punti, quanti punti deve fare il Teramo? Poi vediamo anche delle altre immagini, giustamente mi suggeriscono dalla regia. Io auspico che il Teramo prenda il maggior numero di punti possibili in casa, cioè sia contro Triestina che contro il Sudtirol, perché a Terni sarà oggettivamente complicato, anche se la Ternana qualche passo falso di recente lo ha compiuto.
però ripeto il discorso di prima, se non hai fatto punti in casa quando avresti dovuto con avversari abbordabili, devi provare a farlo con avversari che non sono 4 sono troppo pochi? 4 era la mia idea. Ok, prima di chiudere, prima abbiamo detto cena di Natale questa sera della Teramo Calcio, però qualche giorno fa c'è stata la conviviale anche il club biancorosso, che salutiamo perché insomma ne abbiamo avuti più di una volta ospiti in studio, è stata una serata molto piacevole, degli amici del club biancorosso, tanti invitati, molti, davvero tanti, e ragazzi del Di Poppa che hanno... Sì, ragazzi, si sono cimentati benissimo e hanno fatto vedere già quali sono le loro doti culinarie. Eh sì, molto sono molto bravi. Davvero molto bravi. Accoglienza ottima, ospitalità ottima. Non avevamo dubbi. Lo ricordiamo che questa era una serata che serviva anche come raccolta fondi per il quarto defibrillatore da donare alla città di Teramo. Sì, ci sono già 3 installazioni, ne arriverà una quarta con i fondi raccolti appunto nella serata che vediamo nelle immagini, e un ulteriore dono alla comunità da parte del club biancorosso, un dono tra l'altro parecchio utile perché non ce n'era bisogno, erano delle installazioni oggettivamente mancanti. Poi si stanno anche adoperando i tifosi per organizzare dei corsi ad hoc insieme alla Croce Rossa, se non vado errata, per insegnare alle persone ad utilizzarlo, usare il defibrillatore, perché non è insomma una cosa immediata e semplice, quindi un duplice impegno per la comunità, e credo che sia solo da applaudire. Perfetto, grazie Ania per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Daguin regia, grazie a voi che ci avete seguito, perché questa è l'ultima puntata del 2018. Quindi noi approfittiamo per farvi, li vuoi fare anche te gli auguri prima che li faccio io? Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Assolutamente, tanti auguri davvero a tutti quelli che ci hanno seguito, anche a quelli che ci seguiranno in futuro. E vi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo. Proteramo torna martedì 22 gennaio alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre, sarà il post San Benedettese Teramo, quindi sarà un Proteramo assolutamente post caldo eccezionale. Di nuovo, buona serata, auguri, buon anno e buon Natale.